Ciao a tutti ragazzi, sono ND e bentornati sul mio canale con il bellissimo City Skylines. Dove mi avete fatto notare un po' di cose e le ho migliorate. Come ad esempio qui non è più senso unica sta parte. Poi ho migliorato tutta la strada fino a fondo, l'ho fatta diventare una strada molto più figa. Poi ho unito qua, perché ho detto vabbè, magari qualcuno che deve passare senza far tutto il giro di Peppe intorno a reale tutto il mondo può passare tranquillamente da qua e ciccia le chiappe. Poi che altro ho fatto? Niente per adesso, stavo aspettando, ma adesso iniziamo perché abbiamo una bella domanda di zona industriale o uffici. Uppici, però zona industriale la facciamo qua come abbiamo fatto fino adesso con con il bellissimo non migliorare ma aumentare qua e poi qua, così la facciamo proprio un po' stramba per adesso. Ok. Dovrebbe essere ancora dentro il confine? No, quella non è il confine, ma ce lo portiamo semmai. Ce lo portiamo così, ok, perfetto. No, non de più, non de meno, ovviamente. Ok, Valle Alberata, dove abbiamo tutta la zona degli alberi che potrebbero costruire anche altre cose. Qui che problemi ci stanno? Non ci sono abbastanza clienti. Ok, non ci sono abbastanza clienti perché evidentemente la zona abitatonza sta un po' lontana dalla zona commerciale. Allora, noi per adesso, per non saperne leggere né scrivere, possiamo unire le due vie. Però la volevo unire con una strada a senso unico. Da qua... No. Non volevo rompere troppo i maroni alla gente. Ok, questo è a senso unico. Adesso la gente è triste. Però vorrei poi... Ne faccio un'altra tipo qua. Che mi parte da qui. Va, scende giù a senso unico. Sempre. Perché senso unico? Perché il traffico sennò ci mangia anche mia nonna. L'acqua, porca di quell'acqua. Porca miseria dell'acqua maledettamente acquosa. Ok, acqua arriva acqua adesso. Che possiamo anche eventualmente costruire qua. Perché no? Perché no? Perché no? Facendo così possiamo costruire case. C'è una piccola richiesta infatti. Facciamo però... No, aspetta, dammi quello... questo... Voglio fare case fino qui. Ok, case fino qui. E evidentemente uffici e quant'altro fino qua. Cioè vorrei proprio completare, capito? Proprio a metà. Lasciare la metà bella che non si sa. E poi trovare uffici e case in mezzo. Che ne pensate? Però prima di completare il tutto vorrei fare una strada che colleghi questa così e questa così. Ovviamente sempre strade giganti, questa a doppio senso l'ho lasciata, perché magari a doppio senso è meglio. Poi da questa parte facciamo le case, guardate che spettacolo, da questa parte le case e da questa i negozi. Che meglio di così se muore. Ovviamente qui lasciamo case, va bene, non me ne frega niente. Dobbiamo portargli, credo, acqua e corrente no, perché dovrebbe esserci acqua e basta. E ce l'hanno. Ok, io prenderei anche un'altra zona. Quanto sto? 8.000 e qualcosa. Io prenderei questa zona qua o questa qua forse. Non lo so, sono un po' indeciso. Quanto viene? 3.500 lì da ciappollallero lallè. 3.500, ci conviene aspettare un po', qui stiamo quasi per raggiungere i 5.000 abitanti. Abbiamo una piccola diminuzione però. E non va bene, e non va bene. Che problemi ci avete, scusa? Non ci sono clienti, lo so, stanno arrivando. Abbiamo ancora richiesta di... ancora. Ma che bello.
Allora, facciamo una stradina, delle stradine piccole qua, più piccole, così, che mi portino. Mi portino, eccolo qua, così, così almeno ho la possibilità di mettere, no, scusate, mi dai il riempitore automatico? Ok, perfetto. Dovrei avere un maggior afflusso di persone che vorrebbero acquistare la zona lì. Qui mi dice che ci stanno pochi clienti. Bene. Ah, pure starnutisto. Ma che bello. Allora, torniamo un attimo a noi. Qua sta avvenendo. Ok, sta avvenendo anche bene. Sta avvenendo ed anche bene. Ok, che altro? Bene. Come. Oh, abbiamo raggiunto i 5.000. Politiche urbanistiche, monumenti, turismo, specializzazione petrolifera, trasporto pubblico gratuito, però solo le politiche, non mi interessano. Abbiamo un nuovo. Dei nuovi cosi alberati e con piene. Poi abbiamo centrale elettrica a petrolio, un ospedale. Centro di polizia e stazione di pompieri, quella grande. Adesso abbiamo dei nuovi cosi. Però io in realtà qui di polizia. Ok, abbiamo gli autobus. Finalmente possiamo mettere gli autobus, ma aspettiamo. Perché l'autobus sembra una cosa. Serve un'altra scuola. Serve un'altra scuola. Io appoggerei tipo qua. Boom. Scuola. E dovremmo esserci. Quanto porta? 2000, perfetto. Un elementare anche. Anche un'altra qua. E poi basta. Lo so che ci stanno gli nuovi edifici. Non scassare la wallera, perché adesso sto facendo un altro tipo di controllo. Ok, abbiamo bisogno di anche questa, perché sembra una cavolata, ma sta aumentando un po' la salute media. Cioè diminuendo, nel senso sta al 67, ma. Per ora ce ne sta uno solo. Capacità di cura 100. Cittadini malati 8. In teoria potrebbe anche bastare. Sepolti otti, capacità 3000. Stiamo a posto. Poi nettezza urbana 21%. Quelle due dovrebbero tenere bene. Ma dobbiamo aspettare i 7500. Oh cacchio, 7500 tanti. Poi abbiamo bisogno, mi sa, di altro. Eh sì. Abbiamo bisogno di una. Ci vorrebbe questo, ma vuole 60.000. Allora, per ora mettiamogli un altro di questi. No, non vorrei distruggere nulla, però. Se me lo permettete. Così, ok, perfetto. Dovremmo esserci. Dovremmo esserci. Qui, ovviamente, la richiesta è molto alta, però. Perché? Perché, ovviamente, qui parliamo di zone dove. Boschive, nelle zone boschive, perché appunto qua manca il fottutissimo bus standoff. Ok, perfetto, ci stiamo. Guadagniamo 4.000 e rotti bimborini. Ma andiamo avanti veloce, magari riusciamo a velocizzare un po' il tempo. Vediamo un po' come siamo messi acqua. Serve un'altra pompa. Serve un'altra pompa. Serve un'altra pompa. Serve un'altra pompa che posizioniamo qui e la leghiamo a questa. Via. Pompa a posto, disponibilità del qua. Trattamento degli scarichi. Serve anche un altro scarico dell'acque reflue. Se mi dai un secondo di tempo, te lo piazzo. Mi devi dare un secondo di tempo però. Me lo fai piazzare un minuto, mo prende l'energia. Eccola, perfetto. Scarico a posto, acqua a posto. E acquistiamo nuovi terreni fra un attimo. Mi devi dare un attimo di tempo. Ok, dovremmo esserci. Abbiamo richieste particolari. Sta salendo timidamente un po' la richiesta commerciale. E vediamo se riusciamo a acquistare una nuova zona. Io direi questa. Anzi, no, direi questa. Sì,
Però qua pure boschiva. Qua è boschiva, che è terreni agricoli pochi. Non mi piace. Qui terreni agricoli tanti. Allora apriamo questa. Apriamo quella perché terreni agricoli vorrei arrivarci il prima possibile. Manca la corrente. Abbiamo bisogno di un'altra centrale. Va a tappi andersecchio. Questa però io non ho mai capito. Serve l'acqua. Non ho mai capito sta cosa. Mettiamo, vediamo un po' se. Oh, qua ce la posso mettere. Mettiamo acqua. Ok, dovremmo esserci. Però io vorrei piazzare altre cose solari. Cose a energia. Energia eolica. Che sembra una cavolata, ma l'energia eolica poi ci serve, ci salve, salva in tanti modi, posizioni, cose. Allora, qua ci dovrebbero essere. Sta salendo di molto anche la cosa delle case. Ok, cerchiamo di mettergli case. Adesso abbiamo sbloccato un bel po' di parti. Un bel po'. Anche le rotonde, finalmente abbiamo sbloccato le rotonde. Che queste possono, sono molto utili. Queste sono quelle autostradali. Questa è la rotonda molto bella autostradale, poi ve la faccio vedere. Questa qui qual è? Ah, ok, un'altra rotonda, eh. Eppure questa è un'altra rotonda autostradale che poi vi farò vedere. Allora, mettiamo una rotonda qua. Allora, innanzitutto vorrei precisare che le rotonde ne serviranno tante. Ne serviranno veramente tante. Come si fa a girare? Ah, così, ok, si gira così. Ok, mi serve in questo modo. Perfetto, abbiamo messo la rotonda là. Però in realtà vorrei che sono 3-3. Ok, perfetto, quello che volevo. Volevo unire, siccome è a senso unico questa. No, questa non è a senso unico, a doppio senso. Quindi devo mettere, posso mettere quella a doppio senso così. Oppola. Così posso mettere tutto. Poi questa la colleghiamo a questa. Questa. Da qui parte una e la colleghiamo a questa. Perfetto. Doppio senso. Doppio senso unico dovrebbe essere questa, esatto. Quindi la gente va di là. Perfetto, quella che mi serviva. Poi da qui creeremo un ponte dall'altra parte, che però vi farò vedere più avanti nel tempo. Poi più avanti. Adesso mi servono strade leggermente più piccole per aumentare un po' la cosa qua. Le case qua. Perché abbiamo bisogno di case. Di case, anche di negozi, anche di uffici, un po' tutto. Ok, un po' tutto. Però per adesso facciamo così. Allora, non gli ho dato il senso unico per due semplici motivi. Perché tanto comunque sta già qui il giro giro tondo. È inutile proseguire col senso unico e dargli il due sensi. Magari abbiamo un traffico maggiore. Allora, case da questa parte. Ok, perfetto. Abbiamo proprio case a go-go. Casa a go-go. E casa a go-go. Poi abbiamo zona industriale qua e qua. Che, non industriale, scusate, commerciale. E zona industriale da quella parte. Poi case a go-go. Io però vorrei fare un attimo un misto. Poi vi faccio vedere perché. Vorrei fare un misto. Poi ve lo faccio vedere. No, questa no. Questa no. Sta vicino al coso. Non mi interessa quella. Ok. Ma adesso ci estendiamo per quella parte lì. Acqua. Porca vacca dell'acqua. Porca miseria e dell'acqua. Ok, qui l'acqua manca. Qua l'acqua manca. Ok, e in teoria dovremmo esserci. Coperta tutta? Coperta tutta. Ok, allora ragazzi, stiamo crescendo molto bene. Siamo arrivati a 78.000. Buono, buono. Ottimo, ottimo. Devo distruggere questo. Perché il ponte da qua non può partire. Oh, finalmente abbiamo le cose. Perfetto, quello che mi serviva. Poi vediamo un po' come siamo messi. Facciamoci un giro generale. Criminalità.
Prigionieri disponibili. Ok, siamo messi abbastanza bene per adesso. Rischio si è abbassato molto, però abbiamo bisogno di una caserma leggermente più grande, se ci riesco. Eccola, la mettiamo proprio là. Sanità, stiamo a posto, a quanto pare. Morti anche. Morti anche. Immondizia, malissimo. 38%. È aumentata leggermente l'immondizia, ma probabilmente più avanti, se ci riesco, metto il resto, dai. Allora, mettiamo un par di parcheggi, un par di parcheggi, uno qui e uno lo piazziamo, vabbè, quello sta lì. Lo piazziamo qua. E un altro vorrei piazzarlo qui, ma no, 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 mi leva tutta la zona brutta. Vabbè, qui i monumenti per adesso no. Possiamo innanzitutto però calcolarci gli autobus volendo. Perché con gli autobus, ragazzi, diminuiamo leggermente il traffico. Leggermente. Non si può mettere questo. Non me lo fa mettere. Ma aspetta che. L'avevo trovato. Qua. Ok, abbiamo trovato gli autobus. Adesso possiamo. Capacità di trasporto 30, costo 800, prezzo del biglietto 100, velocità massima 20. Possiamo anche modificare questi parametri, eh? Tutti i parametri delle cose possiamo modificarli. Adesso dobbiamo creare una linea che ci permetta di girare la città. Però volevo creare una linea particolarmente attiva, soprattutto, aspettate, vorrei che praticamente girasse una linea standard che mi porta, che mi prende solamente la città. Ok? Acqua. Acqua, acqua, Santa Lucia, l'acqua. Manca sempre l'acqua. Che mi prenda la città, però senza andare a fare troppi giri, quindi io mettiamo una fermata qui. Una fermata la mettiamo. No, sbagliato. Sbagliato. Una fermata qui. Una fermata la mettiamo qui. Un'altra qui. Ok. Un'altra la mettiamo qua. Un'altra la mettiamo da questa parte. E dai, qui. Una qui. Ok, un'altra qui. Deve fare un po' un giro in tondo, eh. Però io poi da qua vorrei farlo girare dentro. Ok, vediamo se ci riusciamo a farlo girare qua. Qui, farlo andare qua. Farlo ritornare di qua. Farlo andare su. Ok, poi un'altra fermata qua. E poi una qui. Che è quella di suo gradimento. E ritornare qua. Ok, abbiamo chiuso la zona. Quindi, colore della linea va bene. Attività giorno-notte. E poi controllo del budget. Vabbè, i veicoli potrebbero pure bastare. Quanti ne so? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Potrebbero pure starci 8 veicoli. Fermate 14 per 6 settimane residui. Non mi interessa perché ancora non mi dai il colore. Partiamo dal rosso. Dal rosso, ok. Partiamo dal rosso. E diamogli capacità trasporto 30. Io in realtà vorrei aumentare. Questi sono già partiti. Stanno già facendo il giro. Adesso io vorrei però creare un'altra linea che mi passi all'interno e parta da qui. Ok. Parta da qui. No, non voglio trascinarla. Voglio solo unire le due linee per un semplice motivo. Vorrei creare una nuova linea perché che passi, cioè che si fermi all'incirca vicino queste. Ok, me l'aveva dato. Eccolo, crea una nuova linea. La prima fermata che mi devi fare è qua. Poi qua. Lo so, nuovi edifici. Non scassare la wallera. Poi qua. Poi entrami qui. Vai qua.
Ok, poi un'altra fermata qui, un'altra fermata qui, una qui, un'altra qui, poi mi torni indietro e mi rifai la strada al contrario, ovviamente, mi fai le fermate più o meno allo stesso punto, più o meno, e porco di quel porco, ah, questo è senso unico, quindi devi fare per forza così, poi qua, qua. Poi mi torni, mi ti fermi qui. Al ritorno mi ti fermi qua. Poi mi ti fermi qui che è all'angolo. E poi mi chiudi la linea. Perfetto. Adesso questa linea qui, che è quella, ovviamente adesso la mettiamo di un colore nero perché vorrei vederla. Vorrei vederla. Appunto. Colore nero, perfetto. Questa linea qui la chiamiamo. Adesso diamogli i nomi alle linee perché sennò. Se impazzimo come. Ho capito, un nuovo edificio. Ho capito. Non mi serve adesso. Ho capito. Oh signore. E non mi serve. Datemi le linee autobus. Voglio linee autobus. Ok, dammi qui. Allora, la linea li rossa è la linea 1 urbana. U. Ok? Poi linea. Perché non me. Ah, perché non ho spinto invio. Allora, linea 1 urbana U. Ok, poi qua abbiamo linea 1, linea 1 e extraurbana. Anzi, mettiamo linea 1 invece che industriale I. Mettiamogli la I. Bene, così capiamo quali sono, come stanno fatte, come so e come vanno. Ok, perfetto. È proprio quello che volevo. Perché volevo proprio quello che sto facendo, praticamente. Ok, qui abbiamo due fermate particolarmente attive. Marta, due, senza mia legneria, va a lavorare. Vabbè. Quella rossa, che io vorrei aumentare anche le cose degli autobus se riesco. Vorrei modificare, invece che 30, vorrei mettere 40. Costo mantenimento va bene. Applica. Ah, ok, l'ho aumentata da solo. Perfetto. Oh, va bene, va bene. Va benissimo. Ok. Ok, così per eliminarle non me ne frega niente. Ok, questo. Ok. In teoria adesso abbiamo modificato 40 capacità di trasporto, 10,67 mantenimento, 1 il biglietto. E 20 km orari. Io metterei anche 30 a dirla tutta, eh. Ma 150 però sono tante. Che sicure con 150? No, no, ma lascia 20, va. Lascia 20. Ok, perfetto. Ci siamo. Due tipi di autobus. Mo faremo il terzo, che è quello che porterà la gente qua, nella zona delle. Punto delle come cacchio si chiamano. E creiamo una nuova linea, però la voglio creare da un altro punto che è sicuramente. Se me lo dà il. Sto. Oh, eccolo qua. Crea linea. Allora, lo faccio partire da lì. Lo faccio andare. Qua è senso unico? Non mi pare è senso unico. Sì, è senso unico. Allora, la nuova linea mi deve andare qui. Mi deve fare qua. 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 No, questa no. Dritto qui. Qui. Poi mi deve fare qui. Mi deve fare qui. Mi deve andare qui. E da qua comincia la tiritera di tutta la zona industriale. Allora, mi devi andare qua perché quello è a senso unico. Poi un'altra fermata me la fai qui. Un'altra fermata me la fai qua a senso unico. Me la fai qui. Poi mi torni qua a senso unico. Porca Eva, so salurida, no. Questa no, e me la metti qua solamente. Qua. 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 Qua a senso unico, porca Eva. Mi sono rincoglionito io. Vabbè, mi torni indietro, dai. Mi torni indietro, mi fai un'altra fermata qui. Un'altra qua. E mi chiudi da dove sei partito. Dove sei partito?
Da dove è partito? Da dove è partito? Non è partito. Da qua in teoria dovrebbe essere partito. Però se io chiudo la fermata, da dove diavolo è partito? Ah, da qua, ok. Infatti dicevo io. Quindi mi prosegui per tutto il dritto. Allora a sto punto, dai, mi vai qua, mi prosegui tutto qua, che mi fai una buona zona, perché mi prendi anche una buona zona a livello de appunto. Ok, e mi chiudi. Questa qua non è la linea 3, ma è la linea 1 commerciale. Bam. Ok. Linea 1 commerciale, linea 1 industriale, linea 1 urbana. Per adesso siamo messi abbastanza bene a quanto pare. Abbiamo autobus, abbiamo tutto. E possiamo andare avanti. E qua ovviamente questa qui è la... ok, la stazione. Ok, ragazzi, io penso che ci possiamo vedere in un prossimo episodio, dove continueremo, perché sta crescendo la richiesta familiare qui. Nel prossimo episodio continuiamo, andiamo avanti, proseguiamo, continuiamo con questa bellissima città che mi sta piacendo come sta avvenendo. Noi ci vediamo in un prossimo video. Come sempre sono in DD, volevo di registrarvi, di iscrivervi se non l'avete già fatto. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre sono in DD. Ciao a tutti.